Pronti per il buffet del 31? Oggi vi suggerisco qualche piccola preparazione adatta a questa occasione. Verso in pentola un cucchiaio d'olio. Ci metto a soffriggere un trito di sedano, carota e cipolla. Ho utilizzato una piccola carota, una costina di sedano e un quarto di cipolla. Tutto tritato piccolo piccolo. Aggiungo ora due cucchiai di passata di pomodoro. Un rametto di rosmarino e uno spicchio d'aglio in camicia e lascio insaporire tutto un altro paio di minuti. Ora posso aggiungere le lenticchie. Queste sono 250 g di lenticchie che ho soltanto sciacquato, lenticchie secche. Un mestolo di brodo, sale, pepe, e altro brodo fino a coprire le lenticchie a filo. Poi, se necessario, durante la cottura ne potrete aggiungere un altro po'. Copro con un coperchio e lascio cuocere a fiamma bassa. Ho fatto cuocere le lenticchie per 25 minuti. Sono ben cotte. Posso rimuovere lo spicchio d'aglio, la foglia di alloro e queste possiamo spegnerle e toglierle. E preparo ora i cestini. Ho aperto un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, lo divido più o meno a metà, ancora a metà. E a metà ancora. In quattro parti e poi in tre. In maniera da ottenere 12 rettangoli. Prendo poi uno stampo da muffin che ho unto e infarinato. Prendo il primo rettangolo e lo metto all'interno dello stampo. Va bene se ha una forma così un po' irregolare. E procedo così fino ad utilizzare tutti i rettangoli di sfoglia. Bucherello ora i cestini con i denti di una forchetta. E spennello poi i cestini con un tuorlo d'uovo. E ora in forno. Ed eccoli pronti i nostri cestini di sfoglia, belli dorati e gonfi. Delicatamente li stacco e li appoggio su un piatto o su un tagliere. Con un cucchiaino schiacciamo l'interno perché si è un pochino gonfiato e riempio poi ogni cestino con un cucchiaio di lenticchie. Ho tagliato poi a metà 6 piccoli pomodorini. Ne metto uno in ogni cestino. Un po' di rosmarino per decorare e i nostri cestini di sfoglia ripieni di lenticchie sono pronti.
Prepariamo insieme queste pizzette di sfoglia, un'idea per un aperitivo pronta in pochi minuti. Ho preso un rotolo di pasta sfoglia e questo è un coppa pasta che saranno circa un 5 cm di diametro. Potete utilizzare anche un bicchiere stretto o una tazzina. E ritaglio tanti dischetti. Con un rotolo ne sono venute 24. Ora le dispongo su una teglia da forno. E lascio invece i ritagli sulla carta forno. Ho qui della passata di pomodoro, saranno circa 100 grammi. Condisco appena con un pizzico di sale e un filo d'olio. E mescolo. Bucherelliamo i dischetti di sfoglia. Mettiamo un cucchiaino di passata di pomodoro, anche meno di un cucchiaino, su ogni pizzetta e lo allarghiamo un po' senza coprire tutti i bordi. Questi sono 50 grammi di un formaggio a pasta morbida che ho frullato in un mixer e ne metto un po' sopra ogni pizzetta. E su ogni pizzetta mettiamo un'oliva. Per evitare che rimangano troppo bianche sui bordi, possiamo spennellare appena appena i bordi con un po' di tuorlo d'uovo. Così. Ma potete anche saltare questo passaggio, soltanto per renderle un po' più colorite. E ora in forno. Ed ecco pronte le nostre pizzette di sfoglia. Gustose, facilissime e pronte in pochi minuti. Poi dei mini cornetti da farcire ogni volta in maniera diversa. Iniziamo proprio dalla pasta sfoglia. Prendiamo questo rotolo di pasta sfoglia rotondo e lo dividiamo a spicchi. Quindi prima metà, poi in quattro e poi ogni spicchio in tre. E otterremo 12 spicchi. La spostiamo un attimo di lato e prepariamo le farce. Questi sono 120 grammi di ricotta, scegliete se di pecora o mucca, è indifferente. Aggiungiamo 3-4 pomodori secchi tagliati a pezzetti, 20 grammi di olive tagliate a rondelle, un pizzico di origano e mescolo tutto. La prima farcia è già pronta, la teniamo da parte. Per la seconda utilizzeremo 100 g di formaggio spalmabile, 50 g di arrosto di tacchino o di un altro salume che vi piace e un po' di gorgonzola. Ne utilizzeremo soltanto un po', non tutto questo. Quindi farciremo 6 cornetti con una farcia e 6 con l'altra. Un po' di gorgonzola sul formaggio spalmabile e poi un po' di arrosto di tacchino sugli spicchi con il gorgonzola e inizio ad arrotolare.
Ho messo i cornettini su una teglia da forno e li spennello con un tuorlo d'uovo. E ora in forno. E i cornettini sono pronti. Li lasciamo un attimo stipidire. E ne tagliamo uno. Delle girelle facili e velocissime. Mettiamo in un mixer 150 g di ricotta. La metti tu? No, te no. Vai. Che stiamo preparando la farcia per i nostri piccoli antipasti. E mettiamo anche 100 g. Questo è arrosto di pollo, però potete scegliere anche un altro tipo di affettato. Un prosciutto cotto, un tacchino. Li facciamo a pezzetti e li mettiamo nel mixer. Adesso mettiamo anche un pizzico di sale, lo metto io il sale. Tu metti il pepe, mettiamo anche un po' di tina. Così, fratello. E ora frulliamo tutto. Tengo qui un po' di latte all'occorrenza, se la farcia dovesse essere troppo densa lo aggiungo. E metto questa crema all'interno di una ciotola. Prendiamo poi un rotolo di pasta sfoglia. Il nostro è rotondo. Va bene, naturalmente anche rettangolare, anzi rettangolare è meglio. E adesso, brava, dobbiamo mettere tutta questa crema sulla pasta sfoglia, bravissima. Aiutandoci con la carta forno che sta sotto, dobbiamo arrotolare, così. Dobbiamo fare un rotolino. Adesso lo avvolgiamo di nuovo sulla carta forno e lo mettiamo a riposare nel frigo per circa un quarto d'ora. Riprendo il rotolo dal frigorifero e con un coltello affilato lo taglio. Mettiamo le girelline ben distanziate su una teglia. E poi con un tuorlo d'uovo sbattuto spennelliamo tutta la superficie delle girelle, anche di lato. Poi possiamo anche decorare le nostre girelle con dei pomodorini tagliati a metà. E queste le mettiamo in forno a 180 gradi. Ed eccole pronte. E pronte per essere servite. E ancora delle girelle, ma questa volta farcite con ventricina e pesto. Abbiamo preso un rotolo di pasta sfoglia rettangolare. Sopra ci spalmiamo 150 g di formaggio spalmabile. Lo mettiamo qui sopra, Marti. Martina spalma bene. Vai. Devi spalmare bene, eh? Spalmiamo un po' insieme. Dobbiamo ricoprire tutto il rotolo. Sul rotolo di sfoglia spalmiamo poi un cucchiaio di pesto. Mettiamo un po' qua. Però che è bello bello? E infine mettiamo 100 grammi, 80-100 grammi di affettato. Noi stiamo usando della ventricina piccante. Usiamo questa perché avevamo questa da utilizzare. Però potete utilizzare gli affettati che preferite. Se li mettiamo bene in fila, che dici? Qua? No, va bene. Mettili come vuoi. Però dappertutto, devi coprire tutto, eh?
Adesso lo arrotoliamo nel verso della lunghezza. Ci aiutiamo con la carta forno. Così. Poi così. E poi ancora. Poi lo chiudiamo bene. Lo mettiamo per circa 20 minuti nel congelatore, così diventerà più duro e poi si taglierà meglio. Riprendo il rotolo dal congelatore, lo apro. Inizio a tagliarlo a fette. Circa un centimetro di spessore. Ora che è stato un pochino nel congelatore, si taglia molto meglio. Metto poi le girelline all'interno di una teglia da forno. Spennello poi le girelle con un torlo d'uovo, sia sopra che lateralmente. E ora in forno a 180 gradi. Ed eccole pronte. E le nostre girelle di ventricina, pesto e formaggio sono pronte.
Inizio mettendo a marinare il salmone. Questi sono 120 g di salmone affumicato. Lo metto a marinare nel succo di limone. È sufficiente il succo di mezzo limone. Un po' di timo. E qualche bacca di pepe rosa. E lo lascio qui a marinare mentre pulisco il carciofo. E ora mi occupo di pulire il carciofo. Dovrò togliere parecchie foglie, che dovremo tenere soltanto il cuore del carciofo. Quindi via tutte quelle dure. In questo caso via anche il gambo, che possiamo utilizzare in altre ricette. La punta del carciofo. Strofino il carciofo con il limone, lo divido a metà, tolgo questa poca peluria che c'è, e poi affetto il carciofo a fettine molto molto sottili, più sottili possibili, proprio così. E man mano che le affetto le metto in acqua e limone. Ora preparo un'emulsione che mi occorrerà poi per condire l'insalata. Metto 2-3 cucchiai d'olio in una ciotolina, il succo dell'altro mezzo limone, un po' di pepe, e mescolo tutto. In modo da amalgamare bene l'olio al succo di limone. Ecco, bella densa così. E ora possiamo già assemblare l'insalata, ma prima vado a scolare e sciacquare questi carciofi. Prima i carciofi. L'emulsione. Poi il salmone. L'altra emulsione che è rimasta. E ancora un po' di pepe rosa. E timo. Decoro con qualche fettina di limone. E la nostra insalata di carciofi marinati e salmone affumicato è pronta. Verso in una pentola un paio di cucchiai d'olio. Ho preparato un trito con mezza cossa di sedano, mezza carota e mezza cipolla. Aggiungo anche uno spicchio d'aglio e faccio soffriggere. Aggiungo poi 3 cucchiai di passata di pomodoro. Aggiungo ora 500 g di lenticchie già lessate. Un bel metro d'acqua.
due foglie di alloro, un rametto di rosmarino. Aggiungo il sale, il pepe, e faccio cuocere a fiamma bassa per circa 20 minuti. Le lenticchie sono cotte, la consistenza è giusta. Posso spegnerle. Ho messo sul fuoco una pentola con l'acqua, ora che bolle immergo un cotechino da 500 grammi e lo lascerò cuocere per circa 20 minuti. Ho preso poi un rotolo di sfoglia e insieme a Martina faremo delle stelle. Questa è un'aggiunta in più soltanto per decorare il nostro cotechino con le lenticchie. E quindi iniziamo a ritagliare al contrario tante stelle sulla pasta sfoglia. E spennelliamo adesso le stelle con un rosso d'uovo. Così. E adesso le cospargiamo di semini di sesamo. Col pizzichino, brava, brava. Un po' di semini su ogni stellina. Bravissima. E queste ora le mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15 minuti. Metto le lenticchie su un piatto da portata. Ho tolto soltanto lo spicchio d'aglio, le foglie d'alloro e il rametto di rosmarino. Ho tolto il cotechino dalla sua busta, l'ho scolato e ora lo taglio a fette. Non troppo sottili. Metto il cotechino sulle lenticchie. E decoriamo con qualche stellina di pasta sfoglia. Sono ottime anche per accompagnare il piatto. Il nostro cotechino con le lenticchie è pronto. Io e Martina vi salutiamo e vi auguriamo un buon anno nuovo. Ciao!